12:43 minuti, Radio DJ Rio de Janeiro fino alle 13. Allora si parlava del campionato, del torneo di calcio femminile che inizia oggi. A chi ci chiede se le partite saranno trasmesse dalla Rai, sì, saranno trasmesse tutte sul canale Rai Sport 2, che sarà quello dedicato agli sport di squadra. Sport di squadra è anche il beach volley, si è solo in due ma comunque si è sempre una squadra. Si parlava del problema, insomma, che ha un po' colpito la nazionale di beach volley a pochi giorni dal via. Il 7 agosto, insomma, ci sarebbe stata la prima partita per Victoria, che invece dovrà probabilmente tornare indietro. Ne parliamo con chi è stata compagna di Marta Menegatti per tanti anni. Buongiorno Greta Cicolari e benvenuta su DJ. Sì, ciao Greta. Ti stiamo disturbando. Beh, sei in spiaggia intanto, quindi habitat naturale. Per sicurezza. Sì, sono venuta qui a Taormina Giardini Naxos per un camp estivo dove insegno e intanto mi sto allenando. Ah, che beh, mi stai mixando lavoro e piacere. Ho la fortuna che il mio lavoro si mixa al piacere. E in che momento ti abbiamo trovata? Nel relax o nel pieno del lavoro? No, nel relax. Luna in Sicilia tosta. Infatti, ci stanno 200 gradi, quindi... A meno che trovi il tedesco che vuole imparare il tennis e chiede all'istruttore per dimagrire, esatto, di far lezione a mezzogiorno. Senti Greta, intanto stai bene tu? Sì, insomma, tutto a posto. Sì, tu stai bene. Sono appena tornata da un torneo in Svizzera Dai, bene. Senti, chiaramente saprai quello che è successo e sta succedendo a Rio. Non so se hai sentito la tua amica Marta, insomma, che adesso si troverà probabilmente a dover cambiare compagna a pochi giorni dal via. Sì, io ieri mentre tornavo appunto dalla Svizzera mi è arrivata la notizia, ovviamente io finché non era ufficiale, insomma, gli ho dato poco peso, e quando ho visto invece la pubblicazione del CONI e dell'antidoping ho capito che si trattava di una cosa bella seria. Importante, sì, stamattina ci saranno le controanalisi a Roma, ma credo che difficilmente poi ci sarà un cambio così repentino di insomma, ma, non, sai, non credo, cioè, possa se succedere. Se ci fosse un cambio così repentino, allora c'è qualcuno che ha sbagliato da questa parte e sarebbe una cosa ancora più grave, forse l'indoping questo, quindi... No, infatti è difficile che succeda, quindi adesso è stata chiamata Rebecca Perry, Becky Perry, e tu la conosci? Guarda, questa ragazza qui gioca a beach volley da 5 mesi. Sì, perché abbiamo detto... È americana. Esatto, lei ha sempre giocato volley indoor, ho letto. Ma esattamente, in più era americana fino a gennaio. Mi dispiace, ma lei non ha mai avuto un risultato né a livello mondiale né europeo. Ah, andiamo bene. L'ultima tappa del campionato italiano, dati alla mano, è inutile che poi la gente dica che magari io voglio screditarla, ha fatto ultimo posto. Gente che lo fa per hobby al campionato italiano e lei è arrivata ultimo. E diciamo che la mandano una giocatrice allo sbaraglio che non ha una preparazione né mentale né atletica né tecnica per affrontare un'Olimpiade a fianco di un atleta invece che meriterebbe un po' più di rispetto dal punto di vista tecnico. Perdonami, allora da profano del beach volley, cioè era l'unica che si poteva chiamare? No, le riserve si decidono prima? Io ero disponibile, l'ho anche scritto ieri, perché io non giudico il doping perché non sono competente, non ho mai fatto uso di doping, non so neanche come sono le procedure. Però ieri, condividendo questo articolo, ho semplicemente detto che io, siccome sono eleggibile per tornei e perché sono allenata e comunque sia, sono l'unica che ha giocato con Marta. Sì, perché poi l'hai sei stata la sua compagna per anni. Io sono una professionista e quindi pur di salvare l'Italia e anche Marta in questo caso, perché comunque la salverei, sarei pronta a partire. E il problema è che evidentemente la federazione... Dopo aver perso la causa al TAR contro di me, non l'ha presa benissimo. Abbastanza aperto e se l'è legata al dito, come si dice. Ma avrei dovuto legarmela io al dito e rifiutare qualsiasi tipo di aiuto in questo caso, no? Dato che la sentenza dichiara totalmente la mia vittoria. La tua ragione, certo. Esatto. Certo. E quindi, comunque, era il loro modo, forse sarebbe il loro modo di chiedermi scusa. No, anche perché magari adesso dico una cosa esagerata che sembra un po' una frase impolitichese, però per il bene dell'Italia, uno mette via magari certe pratiche personali, dici senti Greta, vieni con Marta, siete affiatate, siete amiche, e via. Siamo amiche perché ci siamo più sentite, però Marta è una professionista e lo sono anch'io e sappiamo giocare a beach volley, ecco. Quindi per il bene dello sport io l'avrei fatto. Marta non so più che abbia perché non l'ho sentita. Sicuramente, come mi hanno scritto tante persone tra ieri e oggi, ho ricevuto migliaia di messaggi, anche giornalisti, gente del settore, molto rammaricata dalla scelta della federazione, no? Sì. Sicuramente non è una cosa solo di FIPAV in questo momento, è una cosa di CONI e d'Italia, di tifosi, e io penso che sarebbe giusto
dare ai tifosi una coppia che può fare qualcosa a queste Olimpiadi, invece che mandare allo sbaraglio una coppia che obiettivamente non può fare nessun tipo di risultato. Sì, anche perché a prescindere magari dalla bravura o meno di Becky Perry, non avendo neanche mai giocato insieme, credo non ci si possa improvvisare dall'oggi al domani. Ma è impossibile, questo sport è impossibile improvvisarsi, e quindi un'Olimpiade non è uno scherzo. Sì, sì, è chiaro. Un'Olimpiade probabilmente sarei in difficoltà anch'io adesso a giocarla, perché devi essere preparato mentalmente e avere una preparazione atletica e di affiatamento con il tuo compagno enorme. E anche mentale. Giochi davanti, perché... ma sicuramente giochi davanti a 20.000 persone, davanti alle televisioni, cioè ti giochi la carriera in un'Olimpiade. Sì, sì. Che peccato, però proprio sulle spiagge, cioè le spiagge per antonomasia, perché parliamo di Copacabana, credo che sia lì che si giocherà, no? Sì, sì, sì. Beh, beach guarda, volley, la fortuna, caspita, proprio la fortuna preciso. È che abbiamo due coppie maschili molto valide e penso che faranno molto bene, quindi sicuramente questo caso verrà un pochino smorzato. Messo da parte, smorzato, sì. Sempre che, insomma, vittoria risulti poi positiva alle controanalisi. Certo, certo. E quello che mi dispiace, ecco, più del doping di Victoria, se fosse così, è che la federazione per l'ennesima volta si dimostra che non fa il bene dello sport, ma gli interessi personali. Ok, dai, va bene, con un po' di polemichina, ma ci sta, perché giustamente... Ma no, non è polemica, no, no, è la verità. È così, è la verità, guarda, non... Dai, va bene, senti, facciamo così, magari allora, sì, quando giocheranno, dopo il 7 di agosto, magari ti ridisturbiamo anche solo per commentare com'è andata. Guarda, una piccola cosa, sai che io vorrò fare sulla mia pagina Facebook, quella pubblica, farò dei vlog, dei commenti miei personali, quindi se qualcuno volesse ascoltarli, magari farò anche le loro. Dai, non le volevo fare, ma... Fatti pubblicità, pagina Facebook di Greta Cicolari. Grazie. Ok, figurati. Greta, simpaticissima, buon relax e buon insegnamento di beach volley alle future beach volleyiste italiane. Dai, mettiamola così. Grazie mille. Ciao Greta, ciao, buona giornata. Giornata. Grazie, ciao.